Ecco il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. Il Vangelo di oggi ci invita a correre verso il sepolcro vuoto, ovvero a non fermarci nella conversione neanche arrivati alla meta del nostro cammino. Andiamo al sepolcro per vederlo vuoto e rinnovare la nostra speranza e fiducia nel Signore. Il Vangelo ci comunica anche lo spirito di comunione dei primi cristiani. I discepoli ci dicono di correre, mettersi alla ricerca con impegno, perché a questa ricerca Dio non farà mai mancare una risposta. La condivisione nella comunità è fondamentale, senza far mancare l'impegno personale, specialmente laddove i segni della presenza di Dio sembrano essere assenti. È nella comunità che condivide il cammino che si realizza una presenza diversa. Proprio quando nella Chiesa c'è l'ansia dell'assenza di Dio, la risposta è viva nella forza della comunione e della condivisione che porterà Dio a lasciarsi incontrare senza farsi attendere. Questa Pasqua ci porti pace e gioia nel cuore. Riceviamo la gioia del risorto e doniamola agli altri. È questa la missione che oggi ci viene affidata. Qual è l'esperienza di morte e resurrezione che hai vissuto nella tua vita? Come pensi di diffondere la gioia del risorto tra i tuoi conoscenti? Qual è la missione che Dio ti affida in questo momento della tua vita?